archiviata domenica scorsa la 9ª edizione di Sapori e Motori. La manifestazione dalla doppia anima, come dice il nome stesso, dedicata agli appassionati di tutto ciò che si muove con un motore a scoppio e a coloro che amano il buon cibo da strada, ma di qualità. Il fitto programma della tre giorni ha dovuto, ahimè, fare i conti con le bizze del tempo, ma anche con le applicazioni per i telefonini, che non hanno molto giovato al buon esito dell'evento, come ha tenuto ad evidenziare lo stesso Patron il giorno del taglio del nastro. Un'edizione particolarmente difficile nell'organizzarla, in quanto i siti internet che nei giorni precedenti alla manifestazione ha messo paura un po' a tutto il centro Italia. In ogni caso siamo riusciti a creare un bel evento e con un bel afflusso di partecipazione di pubblico. Chi ha voluto sfidare le previsioni meteo invece ha avuto l'occasione di assistere a un bel evento che per tre giorni ha portato nella Sassonia di Fano un bel circus ben orchestrato e pieno di momenti diversi per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Show mozzafiato, gare, raduni di auto e moto. Presenti le grandi case motociclistiche sia di casa nostra come la Ducati, presente con i suoi modelli di punta, e anche di oltreoceano come la Harley Davidson, che tra l'altro regalava un sogno a quanti volevano provare l'ebbrezza di cavalcare per la prima volta questa icona motociclistica. Quest'anno a Sapori e Motori spazio anche alla solidarietà e alla gratitudine, con due momenti carichi di significato: la consegna di targhe di ringraziamento a chi ha dato molto per la manifestazione e la consegna di un defibrillatore portatile alla Nazionale Italiana Amputati, giocatori di calcio, da parte di motociclisti DOC, i Bikers for Life. Voglio fare i complimenti ai bikers, che testimoniano ancora una volta che questa è una città che ha una vivacità e ha delle associazioni che coltivano delle passioni e attraverso queste passioni pensano anche a un cuore generoso e pensano anche ad iniziative che possono aiutare altre realtà. La dimostrazione è oggi con la consegna del defibrillatore, quindi a nome dell'amministrazione un grazie di cuore ai bikers. E i complimenti anche alla Nazionale, che con il loro spirito hanno colto anche lo spirito sportivo, anche lanciando dei messaggi che non ci sono mai limiti, non ci sono barriere, tutti possono vivere le proprie passioni anche se ci possono essere delle difficoltà.